governatore, l'insegnante di filosofia, ha terminato la cosa dicendo, se arrivederci alla prossima occasione, non so se ci sarà il sacerdote, dopo la giornata di oggi, in diocesi di migliorare un po' le orecchie. Perché è così, cioè si tratta veramente molto spesso di poco, di riuscire a sapere che c'è l'alternativa. A sapere che c'è l'alternativa. No, lo sa. Sta anche a voi manifestarla nel vostro piccolo individuale e a noi manifestarla nel più grande di un'associazione per far vedere che effettivamente esiste. L'altra volta ho fatto 10 minuti di. La prima volta che ho fatto 10 minuti di Radio 3. Abbiamo ricevuto due email da parte di Colf, che stavano a casa a lavorare, in una casa a lavorare, avevano la televisione accesa, hanno visto che c'erano improvvisamente dei dati in televisione alle 9:30 della mattina e ci hanno scritto email per dire ah che bello sapere che esistono. Cioè, si raggiungono anche pubblici inaspettati. Da un certo punto di vista si tratta di lavorare molto per quanto riguarda l'associazione, ma ripeto, si tratta anche di fare piccoli gesti secondo me nel privato, perché incidono molto. Sì, perché effettivamente io non ho dato che la maggior parte dei cattolici sono di una ignoranza spaventosa. Non so se vi è mai capitato vedere in queste sere, la sera su Rai 1, fanno quella trasmissione dell'eredità, non so se l'avete mai vista. E gli ultimi, c'è una selezione dei concorrenti, gli ultimi due si combattono fra di loro a chi vince un premio, però devono rispondere a determinate domande su determinati argomenti. E ci stanno argomenti di storia, di filosofia, di curiosità, di giochi, eccetera, e quasi sempre domande di religione. Ebbene, io ho notato che la domanda di religione viene scelta per ultimo e non hanno mai dato la risposta giusta. Mai. Quindi questo è diciamo che nella maggior parte dei cattolici c'è una certa pigrizia mentale, così non affrontano, però se tu li sollecci, io l'altro giorno sono stato su uno studio medico, mi aspettavo la visita del medico qua, è arrivato con un'ora di ritardo e c'era un sacco di gente che stava lì. E naturalmente, siccome io sono missionario, apro il discorso su queste cose. La totalità della gente che stava lì, c'era una ventina di persone, mi hanno dato ragione. E sì, effettivamente, quando io parlo della presenza del crocifisso, quando parlo della venerazione di Maria, ci stanno tante di quelle strutture della religione cattolica, almeno dei riti, che insomma basterebbe così un piccolo accenno per far capire che le cose assolutamente non vanno. Quando io ascolto anche Radio Maria, ascoltate anche voi, e chiesi una volta telefonando, dice, scusate, Maria è età aveva quando è stata assunta in cielo. Ma sa, sì, perché ha 16 anni e poi sui 60 anni. Dico, beh, perché la rappresentava sempre come una giovanetta? E questa è una delle tante domande che io pongo quando riesco a ottenere la linea. Quindi vedo che bisogna così tenere aperto il discorso di rapporto verbale con i cattolici, perché, ripeto, così hanno bisogno di uno stimolo, è necessario far conoscere alla gente che noi esistiamo
Infatti, quando qualche volta abbiamo fatto il gazebo al Romero, c'è stato qualcuno che si è fermato, al quale abbiamo dato il rifugio, ah, ma veramente, ah, ma c'è stata un'associazione di altri. Quindi molta gente non lo sa. Per cui, secondo me noi dovremmo sempre e comunque aprire un discorso. È bene che non mi faccia mai tanti miei, ma io lo faccio addirittura sul Pullman. Sul Pullman, se mi capita, come è capitato qualche giorno fa, c'era seduto vicino a me una signora e dopo un po' salirono anche le due signore. Il Pullman era quello che va al volo da Pullman, che passa vicino a una chiesa. Passando vicino alla chiesa dell'Immacolata, la gente, guardate, voi cattolici siete proprio strani. Voi vi segnate lo segno di croce, non solo, ma quando state ad ascoltare la messa, il prete dice scambiate il segno di pace. Allora voi vi girate o vi perdo A o se vi dà A. Dico così che state tentando, non avete detto buongiorno. E già vedete il problema? Sì, effettivamente sono diseducati e hanno bisogno, secondo me, della nostra illuminazione, tanto per usare i termini ecclesiastici. E si va avanti così, la si trasmette veramente alle generazioni successive. La religione è sostanzialmente trasmissione culturale. Una delle domande che faccio io, che ogni tanto le faccio anch'io ai cattolici, dicevo, ma di che è cattolico? Sì. Cioè, quando si dichiarano cattolici, quindi non vado a chiedere alla gente se si dichiara cattolico. Una persona che si dichiara cattolico, ma facciamo perdere quella proprio, non ci vede proprio più nessuno. Per tradizione. Tant'è che i sondaggi dicono esattamente questo, cioè la domanda che hanno fatto i cattolici, ma voi siete cattolici perché ci credete, perché è una forma di socializzazione, perché è una forma di tradizione, la maggioranza degli italiani risponde che è una forma di tradizione. Infatti la domanda che poi faccio sempre è, quindi tu che ti proclami cattolico, in Afghanistan ti proclameresti e talebani esattamente con la stessa tranquillità con cui fai di fronte a me, lo fa, no, e lì no, allora tu devi l'Islam, cioè, quindi la fine crolla immediatamente nel momento in cui. Però sta anche poi la tradizione un fattore potentissimo, poi qui a Napoli, non che a Milano sia meglio, però ci sono altre tradizioni da questo punto di vista. La tradizione è un fattore potentissimo, quando si tratta, faccio un esempio leghista, visto che lo faccio nel libro, quando a Bos serviva la tradizione più antica di Roma, si è inventato il dio Bo e i celtici, se l'è creato sul momento, la gente dice, ah sì, è tradizionale, ma non è tradizionale assolutamente, è stato inventato 10 minuti prima nella sede della Lega Nord. Però è tanto forte quel potere della tradizione che qualunque cosa spacciata per tradizione ha un suo valore, credo che non è argomentativo la tradizione, perché ragionare con la tradizione, allora teniamoci la schiavitù, è stata tradizionale, la specie umana ha praticato la schiavitù fino a poco tempo fa, e ancora da qualche parte si pratica, è tradizionale, la pena di morte, la guerra, cioè, perché tutte cose estremamente tradizionali, più ancora della religione. Si tratta di riuscire a incidere, però qui serve anche una cosa che Italia manca tantissimo, che è l'uso del pensiero critico. A scuola si insegna poco, posso fare una critica alla scuola? A scuola non si insegna molto il pensiero critico, diciamo. No, si insegna il non pensiero.
quello è il problema. Quindi, e poi è anche difficile, no? Cioè, insomma, noi siamo la scuola, non siamo più a scuola del campo, più povere, imparare a memoria, però è comunque molta cultura mnemonica, poco ragionamento, sì. Quindi poi le persone non coltivano il dubbio che magari in qualche modo per il tuo caso passa. Quando mi chiedono di vedere dopo la discussione, ma come hai detto sei diventato te? Dico che il collegamento anche le sante tra le migliori discipline. In generale, io mi viene di concreti da un sacco di persone. Ma è questo perché la Chiesa ha sempre proibito di leggere senza l'ausilio di un commentatore, di un accompagnatore la Bibbia. Perché appunto là ci stanno tante di quelle cose, io mi diverto spesso a vedere in campo, ci stanno usando, potrei fare uno spettacolo. Sì, sì, no, ma ci sono stati gli spettacoli, tra l'altro la strada è quando io ho 3 minuti e 12 anni ho avuto la spinaggine di dire vabbè, devo leggere la Bibbia, non è che mi va. Sì. Arrivato al quarto capitolo di Genesi e ho altro. Io sono il Signore di tuo cielo, poiché io sono un Dio geloso che punisce la iniquità dei padri sopra i figli fino alla terza o quarta generazione. Tanto che ti viene scusato, fammi alla pazienza, ma se un uomo non ho bisogno di abato per chi che ce la passa. E questa è una delle tante. C'è anche la reazione spontanea. Sì, non serve che mi mandi la porta. Ah, beh. Un nuovo parto diventa una relazione, questa è l'assemblea, parte di visto che l'assemblea io volevo andare a sé, no, volevo è variegata anche qualche intervento politico, non necessariamente come dire, no, no, io non si sente la tradizione, insomma, comunque è un'ignoranza mentale, insomma, perché è una pigrizia, anche una tradizione, affidarsi alla tradizione, è comunque una pigrizia mentale, perché non si, insomma, non ci si sottopone al nuovo. E quindi questo comunque è sempre da risolvere con le piccole cose, poi il gesto eclatante magari non dice più. Infatti il problema proprio grosso è che far capire alle persone che il corso della protezione, il corso della novità è comunque un errore, è difficilissimo. Cioè, in Italia siamo anche. Il corso della novità, questo è uscito, è l'ultimo modello di dire cosa si deve comprarlo perché è buono. Non lo so, le no, ma io non intendevo la mia cosa, dicevo il fatto di sforzarsi di pensare. Le cose per costruire, insomma, andarsi a ricercare. Allora, noi cerchiamo di mettere di fronte le persone nei limiti delle nostre possibilità, perché quello, ad esempio, fare una cosa del genere, bacchetti è abbastanza complicato. Può capitare una persona che passa, cioè sì, però una persona su un milione di dati è una voce normale. Cerchiamo di fare delle cose di questo tipo attraverso internet, per esempio. Abbiamo lanciato a maggio, vi ricordare, un quiz online che si chiama Scopri quanto sei cattolico. Ci sono 29 domande a cui bisogna rispondere e se si indovina la risposta, cioè si indovina la risposta, a seconda delle risposte date vengono fuori 5 profili. E pochi cattolici sanno rispondere a tutte e 29 le domande. La risposta giusta ovviamente è proprio quella del catechismo, quindi non è che ci siamo inventati niente, abbiamo preso quello che dice il catechismo e l'abbiamo messo insieme ad altre domande, ad altre risposte. Ci sono molti cattolici che entrano dichiarandosi cattolici, la prima domanda è come ti dichiari, rispondo cattolico, e poi iniziano a dare delle risposte protestanti, nella migliore delle ipotesi, che sono clamorose. E alla fine poi scoprono di avere in realtà una conoscenza scarsa della dottrina cattolica di condividere la dottrina protestante. Sono state addirittura sul forum, c'è stata addirittura una cattolica che ha detto no, non entro a fare questo quiz perché ho paura della risposta che potrebbe esserci. Abbiamo paura.
paura di soffrire, di non essere capace. Questo quiz l'hanno fatto 40.000 persone, quindi tutto sommato, insomma, si riesce ad arrivare a un numero di persone maggiore, certo rispetto ai 60.000 italiani, la voglia di andare. Però vorremmo puntare su cose di questo tipo, fatte magari anche con i più mirate per i giovani, per esempio, perché poi sappiamo che se c'è un momento in cui gli esseri umani coltivano il dubbio e se vogliono formare un'identità è quello dell'adolescenza, perché poi insomma a quel punto si è già abbastanza indirizzati. Però sì, cioè stimolare queste cose, pensiamo che sia, cioè far riflettere le persone, trovare occasioni, far riflettere le persone, pensiamo sia l'unica strada per innescare un piccolo cambiamento difficile. Praticamente volevo dire, se sempre sulla stimolazione, no, è tutto. Non funziona più. Sempre sulla stimolazione dell'esercizio tra. Volevo dire che secondo me è molto importante, anche perché la società italiana è molto più secolarizzata delle sue istituzioni, nel senso che tu hai eliminato delle leggi come l'aborto, come il divorzio. Se la società è costretta, diciamo, a scegliere, io vedo sempre che sceglie sempre la cosa opposta a quello che vuole la Chiesa, il clero. Infatti anche con il testamento biologico, io comunque faccio lavoro che sono a contatto con le persone, a contatto con il pubblico praticamente, e quando si discuteva su questo testamento biologico, nessuno lo vuole, credenti, non credenti, chiunque, quindi secondo me va stimolata e va anche, cioè nel senso che anche ad esempio il progetto degli autobus, secondo me quello ha stimolato molte persone a pensare, anche perché un gesto eclatante è uscito anche sui giornali, telegiornali, quindi secondo me più dei piccoli gesti di noi persone, perché io posso parlare con tre persone, ma dopo che ci ho parlato mezz'ora comunque non è che mi stanno a sentire, nel senso che comunque vanno dalla loro strada. Ma secondo me un'associazione come l'UAR è molto importante in Italia, perché può arrivare a migliaia di persone. Ad esempio con questo gesto eclatante degli autobus siamo arrivati anche ai giornali in cui ci vedevano milioni di persone. Quindi più della stimolazione del singolo e della singola persona, secondo me è l'UAR che, come sta facendo, deve continuare a fare questo lavoro. Grazie, no, lo stimolo è sicuramente molto importante. Quello degli autobus è stata una, se si può dire, anche un po' di fortuna, perché alla fine la grande pubblicità ce l'ha fatta la Chiesa sostanzialmente, e da allora non ho più fatto quell'errore, perché di Bagnasco praticamente Bruttini e disse: la mia città è meglio che non girino, dopo qualche giorno non ha girato, per tutto qualche giorno è arrivato l'impedimento girato. Non ci hanno fatto una bella figura, hanno fatto la figura di quelli che prima hanno dato spazio a questa cosa per quelli che l'hanno censurata. Non l'hanno appunto, ripeto, più fatto, nel senso che, faccio un esempio, l'anno scorso abbiamo fatto una campagna pubblicitaria sui giornali per un'alternativa, perché attraverso una battaglia legale siamo riusciti ad avere finalmente riconosciuto il diritto di chi lo richiede, chi lo vuole, allora alternativa, abbiamo fatto una pubblicità su giornali di importanza nazionale, ma il feedback è stato pochissimo, nonostante fosse volendo un pochino provocatorio, non era, c'era scritto sulla lavagna, non c'è più il diritto per chi non lo vuole. Però non è stata criticata. Cioè, ultimamente, per ragioni di lavoro, diciamo così, dobbiamo leggerci ogni giorno a venire, capita, quando ci tirano in ballo è sempre su qualcosa di molto vago, per esempio, che so dire, hanno criticato il fatto che abbiamo tradotto la storia della Disney in Occidente di Mahomet, che voglio dire, una cosa meritoria, ha fatto un war, però secondo me è stata più rappresentativa delle cose che fa. Eccoci qui. A loro piace dipingerci come dei piccoli intellettuali, un piccolo gruppo di
delle trombe,